Allora è un veloce aggiornamento quello che facciamo questa mattina. Siamo qui all'incrocio tra Via Recchi e il Lungolago. Sostanzialmente da questo punto, in questo momento, iniziano i disagi. Ce ne sono stati tantissimi in precedenza. Allora, le segnalazioni che ci avete fatto riguardano praticamente tutta la città, il Lungolago, che fino a poco fa era quasi impraticabile. Ecco, vedete, adesso i disagi, i rallentamenti iniziano qua, nella zona quasi di via Borgovico. Anche in via Recchi, come vedete, la situazione non è delle migliori. Stamattina i lavori di via per Cernobbio stanno causando ovviamente ripercussioni. Le segnalazioni riguardano praticamente tutte le zone: Camerlata, la via Zampiero a scendere da Tavernerio fino a Villa Olmo con lunghe code, il Lungolago che però adesso vedete è libero e quindi la situazione è migliorata proprio in questo momento, la Lariana bloccata nel corso della mattinata. Sono arrivate decine di segnalazioni, foto, immagini. Ecco, al momento vi segnaliamo questa situazione con il Lungolago che è tornato percorribile, diciamo fino a qui, fino in zona stadio, via Recchi e Viale Masia, dove appunto ci sono i rallentamenti, e soprattutto, ripeto, più avanti, e poi andremo a farveli vedere, i disagi riguardano la via per Cernobbio. Quindi attenzione, è una giornata molto difficile in più parti, ripeto, anche nella zona di Camerlata, nella zona a scendere dall'Erbese, la via Zampiero, la via Rienza, lunghe code, lunghi disagi. Adesso un pochino meglio la situazione, ma ripeto, un pochino meglio, visto che da qui in avanti le code ci sono. C'è un senso unico alternato in via per Cernobbio per i lavori che abbiamo detto sono partiti ieri sera. Ecco, questa è la situazione. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, è un aggiornamento legato a una mattinata, come ripeto, tante segnalazioni che ci sono arrivate da più parti. Se volete mandatecele magari in questo momento che siamo anche in diretta. Ripeto, però il Lungolago al momento, ecco, è tornato veramente, come vedete, percorribile assolutamente. Fino a mezz'ora fa, 20 minuti fa, era una situazione altamente improponibile, davvero molto molto complicato. Adesso invece è decisamente migliorato, come potete vedere, e da qui iniziano i disagi fino a via per Cernobbio. Tra poco andremo lì a farvi vedere. Ricordatevi, giornata molto molto difficile, è tutto bloccato, Graziano, lo so, infatti. Beh, adesso sta leggermente migliorando, lo so, per chi è fermo è difficile, sembra quasi una presa in giro. Anche Mario, la Lariana, sì, ripercussioni importanti sulla Lariana, sulle vie che arrivano in città nel corso di questa mattinata. Però vedete, al momento adesso sul Lungolago non si può dire che è tutto bloccato. È un casotto, come dice Corrado. Vi aggiorniamo tra poco. Ricordatevi, la trappola vera è quella di via per Cernobbio. Se potete, evitate la zona, ma le ripercussioni si stanno facendo sentire e su tutta la città. Al momento la situazione alle 10 è questa. Vi aggiorniamo tra poco in via per Cernobbio, dove, ripeto, fino a stasera, ma forse anche domani, ci sono i lavori. Questo è l'aggiornamento in presa diretta qui dal Lungolago di Como, dove, come vedete, i disagi iniziano qua. Ecco, da qui in avanti. Grazie a tutti, buona giornata, a tra poco.